programma di Noi per Savona e Savona Bella c'è molta attenzione al settore agricolo, all'agricoltura e all'artigianato. Quali sono le idee in materia, Daniela Pongiglione? Noi vorremmo riportare anche i giovani, soprattutto i giovani, a dare una nuova attività alle nostre colline, alle nostre fasce, ai terreni prima che vengano cementificati, tra parentesi. Quindi noi crediamo che sia importante, potrebbe essere una fonte rilevante di guadagno, un'attività agricola legata ai nostri prodotti tradizionali, i prodotti di qualità. In questo campo noi vorremmo una collaborazione con l'università. In particolare noi proponiamo l'istituzione di una facoltà dedicata, non una semplice, una scienza dell'alimentazione che esiste già, ma noi vorremmo portare a Savona una scuola di livello, come quella per esempio che esiste a Pollenzo, da cui escono chef di alta competenza. E questi chef potrebbero creare una ricaduta positiva sulla ristorazione della zona utilizzando prodotti locali. Pensiamo a partire dal nostro pesce, ma soprattutto i prodotti dell'agricoltura. Quindi per noi è un intervento importantissimo. Esistono delle possibilità anche concrete, per esempio attraverso la Banca della Terra è possibile chiedere l'assegnazione di terreni da parte di giovani, da parte di cooperative. È chiaro che il comune, per quello che potrà, dovrà dare degli incentivi. L'altro settore per noi fondamentale è quello dell'artigianato. Noi avevamo qui a Savona delle grandi tradizioni artigiane c'era stato tutto un progetto di trasferire queste imprese nella zona dove adesso hanno costruito le officine. Anche IPS era stata interessata in questo ambito. Purtroppo gli interventi, sia le officine sia da parte di IPS, non hanno portato ad alcun risultato positivo. Noi stiamo assistendo a una chiusura. L'anno scorso c'è stata una diminuzione dell'1,4% di imprese artigiane e questo per noi è un segno proprio del decadimento anche culturale della città. Tutta questa esperienza, tutta la tradizione, la competenza dei nostri vecchi artigiani, e non parlo soltanto dei mobilieri, dei falegnami, dei corniciai, sto parlando dei vetrai, sto parlando delle ricamatrici, sto parlando di tutti i settori che hanno fatto grande la nostra attività commerciale, economica nei decenni scorsi. Bene, tutta questa competenza secondo noi non deve andare persa. Proponiamo l'istituzione di corsi di avviamento a queste attività, una sorta di liceo dell'artigianato in cui i giovani, frequentando chiaramente la scuola superiore, potrebbero essere acculturati, essere avviati a tutte le tecniche dei nostri grandi artigiani. Questo per conto nostro è un tassello importantissimo perché abbiamo anche nel lavoro dell'edilizia ci sono sovente degli interventi da fare a livello di infissi, a livello di pannelli o tante altre cose e dobbiamo andare a comprare quelli di qualità, li dobbiamo andare a comprare fuori della Liguria. Io credo che noi qui dobbiamo riportare questa attività economica.